Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Lunedì 20 marzo, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetti 16-24. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, non temere di prendere con te Maria». Anche se un giorno dopo la data prevista, oggi la Chiesa festeggia la figura di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, e con lui anche tutti i papà del mondo. Di lui poche sono le parole spese nei Vangeli, ma potremmo definirlo come il giusto, il sognatore, il silenzioso. Colui che ha accolto il mistero di un Dio che è entrato nella sua vita cambiandola definitivamente. La comunità non ha conservato nemmeno una sua parola, solo gesti concreti che hanno permesso a Maria, sua sposa, e a Gesù di essere accolti, custoditi, protetti, amati. Dal censimento al durissimo periodo della fuga in Egitto, alla quotidianità apparentemente insignificante di Nazareth, Giuseppe, giusto, ha posto la sua vita nelle mani del progetto di Dio, abitando fedelmente il ruolo che il padre aveva deciso per lui, quello di essere un papà. Potremmo aggiungere che Giuseppe è un uomo che, come noi, si ritrova con la vita frantumata dalle circostanze che gli accadono. Chi più di lui poteva lamentarsene, arrabbiarsi, fuggire? Eppure egli rimane lì, nelle cose che gli accadono e che alla fine si rivelano come storie di salvezza. Guardando le sue scelte capiamo, ad esempio, che davanti a una difficoltà, a un dolore o a un evento inaspettato, non serve a molto rifletterci, pensare, analizzare, se ha bisogno di accogliere una chiave di lettura più grande, che è appunto dono dello Spirito. I sogni di Giuseppe sono segno della sua vita spirituale e della preghiera il luogo dove i nostri ragionamenti ricevono un orizzonte più grande. Ogni volta che Giuseppe dovrà vivere cose simili, agirà sempre allo stesso modo, prega e affronta. Prega e si prende la responsabilità di ciò che ha davanti in quel momento. Prega e ci insegna ad affrontare col suo possibile le cose che gli stanno capitando. Giuseppe dà fiducia alla storia che mendica la sua responsabilità. Non dà retta ai timori che inseguono sempre logiche di perfezione. Nell'annunciazione a Giuseppe, secondo Matteo, l'angelo senza nome aiuta quest'uomo a passare dalla paura di dover rinunciare al suo sogno d'amore alla gioia di poter sognare ancora più grande. In Giuseppe possiamo contemplare non un'umanità dimezzata dalla rinuncia al coronamento di un sogno d'amore secondo il proprio desiderio, ma un'umanità portata a compimento attraverso un'accoglienza generosa del bisogno e della necessità dell'altro. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!